È appena uscito il dato dei non farm payrolls, atteso, attesissimo dal mercato, dalla Fed, un po' da tutti quanti, e il dato è decisamente al di sotto delle attese, 235.000. L'attesa in questo senso era 750.000, quindi ci si aspettava sostanzialmente quasi il triplo del dato che invece è stato appena pubblicato negli Stati Uniti, un dato importante che rappresenta il termometro dell'economia americana, un dato che la Fed guarda per un'eventuale accelerazione sul fronte del tapering. Ricordiamo che la Fed guarda anche l'inflazione, guarda l'indice dei prezzi della produzione, però questo dato, che a parole Jay Powell spesso ha detto che è il mercato del lavoro, in particolare il settore che guarda di più la Banca Centrale Americana per l'avvio del tapering, beh, insomma, questo dato dovrebbe, condizionale assolutamente d'obbligo, rinviare, potrebbe definitivamente essere il motivo per cui la Fed deciderà di rinviare ulteriormente ogni decisione inerente al tapering. Lo ribadiamo, 235.000 è il dato pubblicato per quanto riguarda gli stipendi, escluso il settore agricolo, i non farm payrolls, molto molto al di sotto delle aspettative e del dato precedente che, come vedete, superava il milione. Questo il dato più importante della giornata. Poi abbiamo anche, come vedete, il tasso di partecipazione per quanto riguarda gli Stati Uniti e il tasso di disoccupazione, che invece scende ancora rispetto al dato precedente, dal 5,4 al 5,2, ma era previsto dal mercato. Ci torneremo sul questo dato, sui non farm payrolls. Adesso è il momento, come vedete anche dal titolo, focus i grafici del giorno. Andiamo ad analizzare alcuni degli asset più importanti e più interessanti della giornata e, perché no, anche della settimana. Partiamo dall'indice europeo di riferimento, che è il DAX. È interessante notare questo aspetto, e cioè, nonostante sia stia accarezzando da diversi giorni, da diverse sedute, quel supporto mobile e quindi sia prossimo, quantomeno sembra sia prossimo alla rottura, l'indice Francoforte sta resistendo, sta tenendo, si sta sostanzialmente mantenendo al di sopra di questo supporto dinamico, appunto, che abbiamo disegnato, e sta al di sotto di una resistenza che ha fatto da supporto nelle sedute precedenti, più o meno verso fine agosto e inizio settembre, in area 15.800 punti. Se andiamo a stringere le ultime settimane, lo vediamo dal prossimo grafico, notiamo un'altra cosa molto interessante che riguarda il DAX, e cioè quello che vi dicevo, e cioè sostanzialmente non solo rimane al di sotto dei 15.800 punti, ma guardate le candele rosse, le ultime sostanzialmente, la terzultima e la quartultima, sono due engulfing bearish, veri e propri segnali potenzialmente ribassisti per quanto concerne l'analisi tecnica. Ciò nonostante, il DAX resiste e si mantiene con le unghie e coi denti, come direbbe qualcuno, su questa resistenza, senza mollare, senza scivolare giù al di sotto di questo supporto dinamico di cui vi ho già accennato poco fa, e che era stato rotto al ribasso nel periodo di agosto. Peraltro è interessante notare come il DAX, ancora all'interno di un canale rialzista, come vedete, ogni spinta verso l'alto corrispondono delle ampie candele rosse, delle ampie candele di vendite, di storno sostanzialmente, ma non vanno mai a innescare un ritracciamento importante, una correzione. Ogni volta il mercato decide che è il momento di ritornare ad acquistare. È successo in questo caso, in questo caso, in questo caso. Lo vedete quante candele rosse ci sono e quante volte poi il mercato riesce sempre a acquistare e quindi a cancellare ogni perdita importante, che ovviamente viene rappresentata dalla candela verde. Un altro grafico, sempre del DAX, che vi mostriamo adesso è questo, che ci fa vedere ancora meglio l'engulfing bearish che c'è stato nel primo di settembre e anche nel secondo, nel 2 di settembre. Queste candele potenzialmente di solito fanno scivolare tecnicamente un indice, ed è esattamente quello che non è accaduto. Anzi, il triangolo rialzista che vi abbiamo disegnato è, ancora lì che aspetta la rottura, perché questa situazione, che ha condotto al massimo storico, appunto nel
seconda metà di agosto è potenzialmente ancora long, lo abbiamo analizzato anche nel corso delle scorse sedute, degli scorsi collegamenti con i nostri analisti. È una sorta di ipercomprato che comunque si muove sul filo del rasoio, perché come vedete sta accarezzando da diverso tempo, insomma, il trend rialzista, in questo caso il supporto dinamico. Con l'ultimo grafico andiamo sempre sul DAX a vedere come si possa anche in qualche modo ridimensionare quanto raccontato, cioè che comunque siamo sempre all'interno del canale rialzista e mai, mai come in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, in questo caso, essendo appunto un grafico weekly, è a rischio in qualche modo questo canale appunto rialzista che è stato rotto ma in maniera molto impalpabile solamente appunto tra luglio e agosto. Andiamo avanti allora per guardare, per osservare un altro grafico. Questo movimento interessante, interessantissimo. Siamo sul Nikkei di Tokyo e questa notte con un esponenziale più 2,05% ha infranto il canale ribassista che sostanzialmente durava dal mese di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre. Durava da 7 mesi quest'ampio canale ribassista contenuto tra i 30.000 e i 31.000 dei massimi degli ultimi 30 anni che ha siglato Tokyo fino a quei minimi che sono 27.000. 27.000 e 31.000 sono 4.000 punti, è un'enormità, ecco perché è un canale ribassista molto molto ampio, ma lo ha rotto al rialzo, c'è stato alla fine il break e lo ha fatto con una candela, come spesso mi capita di definirla, una arrogance candle, lo ha fatto con arroganza andando ad appoggiarsi sui massimi della vigilia utilizzandoli come supporti, ecco perché la rottura è netta e si riporta in area 29.200 punti, è un movimento importante, interessante per quanto riguarda il Nikkei di Tokyo e vediamolo ancora di più da vicino con il prossimo grafico. Rimaniamo sempre sul grafico daily e vediamo come si è andato letteralmente ad appoggiare sulla resistenza dinamica che abbiamo disegnato e che arrivi comunque da una serie di sedute non positive, non di acquisto, insomma, definirla così probabilmente è anche piuttosto riduttivo. Il punto importante è stata la tenuta dei 27.000 punti. Il minimo qui non si scendeva così in maniera così importante da diversi mesi a questa parte, da qui ha fatto il minimo, ha fatto letteralmente da molla. E vediamolo anche nel prossimo grafico che ci mostra come questa volta sì, non si debba eccessivamente, diciamo così, cantare vittoria, nel senso la rottura la si vede nel daily, nel canale ribassista, ma se andiamo a vedere il weekly possiamo notare come forse la rottura definitiva non è ancora avvenuta, perché come vedete nel grafico daily il canale è ancora all'interno del proprio supporto, della propria resistenza dinamica in questo senso. Quindi serviranno altre sedute, sarà importante quantomeno mantenere i massimi della seduta di oggi che appunto va a collocarsi intorno ai 29.130 punti. Per misurare al meglio la forza del Nikkei in quest'ultimo periodo ci serve un grafico a 1 ora, ve lo mostriamo, eccolo qui. Si parte come detto dalla molla dei minimi raggiunti a 27.000 e che non venivano raggiunti appunto da diverso mese a questa parte, c'è stato un primo pinning rialzista piuttosto importante, poi una lateralità, un consolidamento, non c'è stato ritracciamento, non c'è stata correzione, una semplice ipercomprato che è durato anche piuttosto a lungo, siamo partiti dal 23 agosto e da qui poi da fine agosto una nuova spinta verso l'alto, le ultime 3 ore di contrattazioni per quanto riguarda il Nikkei sono state le più esagerate se vogliamo, perché c'è anche un gap rialzista dai 28.800 fino ai 29.000, quindi circa 200 punti di ulteriore salto che è andato a segnare appunto i massimi, grazie ai quali è riuscito a uscire da questo canale abbondantemente ribassista. Due indici ve li abbiamo raccontati in qualche modo, adesso è il momento di vedere una materia prima che è quella che stiamo seguendo di più, ma perché ci sta abituando a movimenti molto interessanti. È il petrolio, da una parte c'è l'OPEC Plus che ha
trovato un accordo anche piuttosto velocemente. Ci sono anche le scorte che viaggiano a velocità interessante, insomma, sempre deficit importanti, a conferma che la richiesta di petrolio continua a essere molto alta. Beh, il petrolio ha raggiunto quota $70 al barile, non ci riusciva da inizio di agosto, ma in questo caso lo aveva fatto in maniera piuttosto timida, lo aveva fatto in maniera molto più importante tra luglio e agosto, insomma, quindi bisogna tornare indietro di oltre un mese per trovare i $70 al barile. Anche in questo caso la spiegazione, forse il grafico può sembrare un po' ricco di rette, di insomma grafici, ma è abbastanza semplice. Semplicemente è successo questo: è scivolato ai minimi a 62, ma quei 62, che era una soglia molto importante perché aveva fatto da supporto sia nel mese tra maggio e giugno e ancora nel mese di maggio e ancora indietro aveva fatto da resistenza ad aprile, ha tenuto come supporto. Se vogliamo, possiamo identificare un doppio minimo. Da qui c'è stata la spinta necessaria con due candele molto importanti. Primo, per superare un'altra soglia interessante che era quello dei 66, su cui aveva rimbalzato anche in questo caso, possiamo trovare un doppio minimo relativo, diciamo così, molto ravvicinato. Dopodiché i 70 sono stati superati prima ieri in maniera un po' timida, la vedete la spike rialzista della penultima candela, oggi lo sta facendo in maniera importante e c'è ancora spazio evidentemente per risalire. Se possiamo identificare il prossimo target, possiamo identificarlo proprio qui. Immaginiamo di tirare una retta su questa posizione attorno ai $74 al barile. Lo vediamo meglio nel prossimo grafico, che riguarda sempre il petrolio, un po' più ravvicinato. Eccoci qua, ed ecco la spinta che è arrivata dal minimo. Vediamo come anche il canale ribassista di breve, perché è stato innescato a luglio con il massimo in area 77, e che per certi versi qualche analista vede come un ulteriore possibile target nel lungo periodo, il canale ribassista è stato rotto perfettamente al rialzo, prima con una solidificazione, insomma, per quanto riguarda la resistenza dinamica, e oggi con i $70 al barile. Attenzione però, perché la pubblicazione dei non farm payrolls, che hanno deluso profondamente il mercato, potrebbe innescare nuovi ritracciamenti, e questo vale per il DAX che abbiamo analizzato in apertura e anche per il petrolio, perché è molto legato al dollaro, e un dato del genere probabilmente andrà ad attaccare soprattutto il biglietto verde. Questo però è quello che è successo quando il petrolio ha superato i 70. Sostanzialmente si è andato a posizionare al di sopra del canale ribassista di breve periodo. Andando però avanti, vediamo l'ultimo grafico sul petrolio, perché ci mostra come nel lungo periodo, e questo è un grafico, come vedete, settimanale, ci fa vedere come il trend sia ancora abbondantemente rialzista e che la candela dell'ultima settimana di settembre sostanzialmente ha eliminato ogni perdita, ogni vendita che aveva registrato la settimana precedente. Adesso l'ultima settimana vede sostanzialmente una candela che va a posizionarsi sui massimi della candela precedente, e quindi attenzione, questo è il canale che è stato rotto al rialzo. Evidentemente questo supporto dinamico potrebbe essere sotto pressione presto, se i non farm payrolls andranno a violentare il mercato, come potrebbe essere appunto prevedibile, essendo ben al di sotto delle aspettative, essendo sostanzialmente avendo deluso le aspettative che si erano posizionate tre volte di più il dato uscito e che vi abbiamo raccontato poco fa. Chiudiamo sulle materie prime e andiamo a vedere anche un cambio interessante, che è quello tra il dollaro australiano e il dollaro americano. Anche qui c'è stata una rottura importante ed è quello a quota 0,74. Rottura al rialzo, anche in questo caso con una certa aggressività, perché è andato a prendersi i minimi, i massimi, utilizzandoli come supporto, e i 74 era una resistenza molto importante che nel breve aveva più volte respinto ogni tentativo di ripresa da parte del dollaro australiano, che non solo era all'interno di un canale ribassista rotto al rialzo a partire dal minimi qui in area 0,71, che ha fatto da molla per una spinta ulteriore per quanto concerne il dollaro australiano. Nella notte sono stati pubblicati i dati inerenti alle vendite al dettaglio, che sono ancora in contrazione, ma è la debolezza del dollaro in questo breve periodo che sta contribuendo alla ripresa del dollaro australiano. Lo vediamo nel prossimo grafico, che dovrebbe essere un grafico
grafico weekly, eccolo qua, ben in evidenza il canale ribassista rotto al rialzo già nelle sedute precedenti. Questa è la quarta seduta consecutiva, della quarta candela consecutiva che ci racconta il rialzo del dollaro australiano, e a questo punto vediamo come comunque ha perso terreno, e questo è dovuto al fatto che in Australia bastano pochi contagi per andare a chiudere completamente il paese, e questa è la strategia politica del governo australiano, pochi positivi, lockdown pesanti, e questo spiega il calo forte del dollaro australiano. Se guardiamo il grafico successivo, ci riusciamo a farci anche un'idea di come il prossimo target, o meglio, non è un caso che si sia fermato a 0,74 e 38 0,744, perché questo è il target, è la prossima resistenza da tenere in considerazione. Come vedete, aveva respinto il prezzo in questa occasione come resistenza, l'aveva fatto anche qui, e in questo caso invece era stato un importante supporto. In questo senso è interessante vedere come questa candela sia davvero, davvero imponente all'interno di questo piccolo canale ribassista visto attraverso un grafico weekly. L'ultimo asset, andiamo in direzione del FTSE MIB, ed è uno dei titoli più importanti, che è UniCredit. Perché? Perché non è mai stato UniCredit così vicino agli 11 euro come lo è in questo momento. 10,90 è il momento in cui abbiamo fotografato questo grafico, è molto vicino agli 11 che era stato raggiunto nel mese di giugno. Da qui sarà innescata una sorta di correzione fino ai 9 euro ad azione. I 9 hanno tenuto, se vogliamo, una sorta di doppio minimo, e c'è stata poi una ripresa avviata il 19 di agosto verso, come detto, gli 11 euro ad azione. Arriva da 4 sedute positive consecutive. Vediamo anche il prossimo grafico di UniCredit, che ci mostra ancor più da lontano che cosa sta succedendo. Succede che c'è un canale ampiamente rialzista avviato tra ottobre e novembre. È un grafico abbastanza pulito, perché abbiamo anche in questo caso un doppio minimo che ha tenuto, che non ha che ha impedito al prezzo di sprofondare al di sotto dei 6 euro, e nonostante ci fosse un triplo massimo. Da qui, da sostanzialmente novembre, c'è stata la spinta della notizia della diffusione dei vaccini, e che ha innescato il canale rialzista che vediamo, e a questo punto ci troviamo a ridosso degli 11 euro ad azione. Questo ci mostra come UniCredit sia un titolo in salute nel breve, perché avete notato la media mobile a 200 e a 50? Guardate che caduta imponente, ve lo mostro con il grafico mensile di UniCredit, e che è anche l'ultimo che vi mostriamo, e ci fa vedere come effettivamente, questo è il grafico mensile, guardate nel 2014 dove si trovava a quota 36, e se andiamo ancora più indietro si arriva oltre i 200, quindi nel lungo è un titolo che comunque è protagonista di una caduta quasi libera. Però c'è da dire una cosa, che il trend ribassista innescatosi appunto nel 2014 non è mai stato così più vicino a essere in qualche modo rotto al rialzo. Ci aveva provato in questo caso tra 2015 e 2016, ma in maniera piuttosto timida, accarezzando la resistenza dinamica, ma niente più. Adesso abbiamo candele con un corpo un po' più importante, che lentamente, in questo piccolo canale che prima sembrava così ampio, si sta cercando in qualche modo di rompere questo trend, e lo possiamo notare anche osservando la media mobile a 50 periodi. Questi sono i grafici del giorno e della settimana. Pubblicità, tra poco torniamo per raccontarvi le conseguenze del dato pubblicato sugli Stati Uniti dei non farm payrolls, e poi ovviamente cominceremo anche le analisi con i nostri ospiti. Oggi tanto trading, quindi preparate le vostre domande. A tra poco.